19 aprile, sono le 12:34 minuti in questo istante. Benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano, una nuova settimana in compagnia di Milano All News per raccontarvi tutto quello che avviene nella nostra città, i fatti principali, i protagonisti che rendono grande la nostra città. Come sempre apriamo ogni puntata controllando in tempo reale la qualità dell'aria sopra i nostri cieli, nei cieli di Milano, il PM2.5 registrato da Arianna, il vaso di Wise Air, dalle 100 Arianne installate in giro per la città, ci danno un dato medio cittadino di 21 microgrammi per metro cubo, in questo istante appunto sulla città di Milano, 21 microgrammi per metro cubo, vedete giallo il colore, quindi aria non proprio bellissima, ma insomma ancora accettabile, diciamo. Attenzione però appunto a non peggiorare nei prossimi giorni. È lunedì si parla di calcio da quando è mondo e noi lo facciamo invece parlando di calcio femminile insieme agli amici di Cartellino Rosa. Buongiorno Mattia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Grazie mille anche a te di essere qua come sempre tutti i lunedì. Allora, importantissimo weekend passato, finalmente è tornato il campionato e siamo in attesa invece di un turno interessante di Coppa Italia, giusto? Allora, com'è andato il turno? Esattamente. Com'è finito il turno di questa settimana? Com'è andato? Tutte le si è giocata la 18ª giornata, quindi ormai mancano solo 4 partite alla fine del campionato. Per quanto riguarda le milanesi, l'Inter ha vinto in Puglia contro il Pink Bari 2-1, mentre il Milan ha schiacciato il Napoli 4-0, una partita senza storia. Gli altri risultati invece è una vittoria importantissima del Verona sul San Marino, che conquista così la salvezza matematica. La Juventus batte 3-0 il Sassuolo in trasferta e va verso ormai sempre più sicuro quarto scudetto consecutivo. L'Empoli travolge la Florenza nel derby toscano vincendo 6-2 ed infine la Roma vince in trasferta con la Fiorentina 2-1. Quindi come sono andate allora le milanesi? Vediamo nello specifico le partite. L'Inter, com'è stata la partita dell'Inter? Allora, l'Inter è andata addirittura in svantaggio, un po' a sorpresa nel primo tempo grazie a un gran gol di Deborah Novellino per le pugliesi, ma nella ripresa ha tirato un po' fuori coraggio e grinta per conquistare la vittoria, prima pareggiato con un gran destro di potenza di Simonetti e poi è riuscita a ribaltare addirittura la partita sempre nella ripresa con Caroline Møller Hansen, che la danese è una delle bomber in assoluto di questa stagione dell'Inter, che sarà confermatissima anche per la prossima stagione. Una vittoria che fa bene al morale, soprattutto in vista appunto della semifinale di ritorno contro il Milan di sabato prossimo. Milan appunto che invece si porta a casa un risultato bello tondo, un poker, giusto? Esattamente, 4-0 contro il Napoli, ne approfitta molto degli errori della difesa azzurra, che non è stata perfetta, anzi tutt'altro, questa domenica, in particolare il portiere Tasselli che ha causato i primi due gol rossoneri segnati da Bergamaschi e dalla giapponese Asegawa, poi le solite due attaccanti del Milan, Daui e Giacinti, hanno concluso l'opera, entrambe in doppia cifra, insieme hanno segnato 27 gol in questa stagione, anzi 28, wow. Quindi una coppia d'attacco davvero micidiale. Coppia d'attacco che deve scaldarsi per invece un match importante settimana prossima, giusto? C'è l'ennesimo derby, quest'anno è l'anno dei derby per Milan-Inter. Esatto, sarà il quarto in questa stagione. Ah, scusa, prima la classifica, scusami. Oh, giusto, grazie Piera dalla regia che mi porta a far vedere le cose giuste. Mi diceva prima la classifica, giustamente. Assolutamente. Diciamo che è una classifica che ormai proietta il Milan in Champions League, perché vista la sconfitta del Sassuolo, le rossonere hanno allungato a più 8 e a 4 giornate dalla fine, sì, uno scontro diretto ancora da giocare, oltre alla trasferta difficile a Roma, si può dire che il Milan ha davvero la qualificazione in Europa in mano e il prossimo anno la potremo vedere in Champions League, oltre che in campionato, mentre l'Inter invece guadagna la salvezza matematica, viste le sconfitte di Napoli e San Marino. Beh, la bella notizia per il Milan, insomma, prima volta, se mi ricordo bene, giusto, del Milan in Champions League. Dicevo, Mattia, se non ricordo male, dovrebbe essere la prima volta che il Milan va a fare le competizioni europee della Champions League, giusto?
Esattamente, sarà la prima volta perché negli anni scorsi, nei due campionati disputati, è arrivata sempre terza l'anno scorso a causa dell'algoritmo, essendo che era a pari punti con la Fiorentina. Purtroppo la differenza reti non ha premiato le ragazze di Maurizio Ganz. E allora andiamo a vedere appunto che cosa ci aspetta invece in questo derby, che derby sarà? Sarà un derby molto strano perché l'Inter ha fatto vedere che quando ha tante motivazioni ci mette sempre qualcosa in più. Invece in campionato dove non ha grandi obiettivi da raggiungere, forse si lascia spesso un po' andare e ci mette poca cattiveria agonistica. In questa semifinale di ritorno, dopo comunque la vittoria all'andata per 2-1, le nerazzurre potrebbero tirare fuori coraggio e grinta e magari riuscire a conquistare una finale che potrebbe anche vuol dire qualificazione alla prossima Supercoppa italiana. Infatti è cambiato il format, si qualificheranno le prime due del campionato, le due finaliste, e quindi in caso di una finale l'Inter vedrebbe la sua partecipazione il prossimo anno alla Supercoppa italiana, mentre il Milan ce l'ha ben salda visto il secondo posto in campionato. Insomma, quindi tutto da vedere sabato 24 aprile, capire un po' questo Milan-Inter, se l'Inter farà ancora la beffa come ha fatto in uno di questi quattro derby, o se il Milan invece ha imparato finalmente a tenere a bada le cugine rossonere. Bene, dove ricordaci dove possiamo vedere tutto quanto? Anzi, adesso che poi forse saremo orfane, sembra delle squadre più grandi che se ne andranno a giocare in Europa, non le vedremo più in Italia, no? Com'è questa storia, Mattia? Ci sarà più spazio per il calcio femminile, no? Non è una cosa, è una cosa positiva, no? In realtà bisogna vederlo perché vorrebbero fare una Superlega anche al femminile, perché Ah, i cioè si portano via anche club la parte femminile. esattamente perché i club che hanno una squadra femminile creerebbero una Superlega anche femminile. Ah. Insomma, è una situazione abbastanza complicata da valutare perché tra l'altro si parla anche di un'esclusione magari di questi club dalla Champions League. Quindi potrebbe esserci addirittura una beffa nei prossimi anni per le squadre italiane o comunque quelle che hanno partecipato a questa nuova Superlega. Beh, allora, staremo a vedere. Sta di fatto sicuramente che invece se volete sapere qualcosa e saperlo bene sul calcio femminile c'è Cartellino Rosa, giusto? Esattamente, siamo un po' ovunque, su Facebook, su Instagram, esce il nostro gazzettino ogni lunedì con i risultati dalla Serie A all'Eccellenza, quindi davvero per rimanere informati c'è Cartellino Rosa un po' ovunque. Perfetto, allora, grazie mille Mattia, buona giornata e un saluto a tutti gli amici di Cartellino Rosa. Grazie mille. Grazie a te Fabio, buona giornata a tutti. E allora continuiamo nella nostra trasmissione, continuiamo perché dopo aver parlato di calcio femminile diamo la voce alle tre muse della poesia per Milano All News. Sto parlando delle foche parlanti, quest'oggi a Ciglia Ionica con l'incursione poetica di oggi delle foche parlanti. Oggi la primavera è un vino effervescente. Spumeggia il primo verde. Sui grandi olmi fioriti a ciuffi, verdi persiane squillano su rosse facciate, che il chiaro allegro vento di marzo pulisce. Tutto è color di prato, anche l'edera è illusa, la borraccina è più verde sui vecchi tronchi immemori che non hanno stagione. Scossa da un fiato immenso, la città vive un giorno d'umori campestri. Ebbra la primavera, corre nel sangue. Questa era Celia Ionac, grazie mille. Questa è l'incursione poetica di oggi delle foche parlanti. Seguitele e cercatele sia su Instagram che su Facebook, a Celia, Alice e Francesca. Ogni puntata a darci un intermezzo, a raccontarci, a darci questo spazio di respiro all'interno della nostra trasmissione. Grazie mille davvero a tutte e tre, grazie mille alle foche parlanti. Andiamo avanti perché quest'oggi invece parliamo di qualcosa che, lo sapete, su Milano News difficilmente facciamo cronaca nera, parliamo di crimini o cose del genere, ma in realtà c'è una realtà molto interessante che si chiama Mindcrime, che ha attirato molto la nostra attenzione e quindi volevamo proprio capirne meglio. E come fare a capirne meglio se non parlare con coloro che questa realtà l'hanno inventata e la stanno facendo e la portano avanti, rappresentati quest'oggi qui da Giacomo Salvanelli. Buongiorno Giacomo. Buongiorno a tutti, buongiorno, Giacomo buongiorno Salvanelli, Gabrielli. Deus ex machina di Mindcrime, no? Diciamo,
una delle menti, ma diciamo anche dei bracci operativi e di coloro che appunto si danno da fare su Mindcrime per questa iniziativa molto interessante che può aiutare forse anche a capire meglio le città a volte, no? Assolutamente sì, no, io innanzitutto vi ringrazio per l'invito, è un grande piacere, ecco, insomma, essere presente e poter presentare un po' il nostro progetto per una realtà che ci ha accolto a braccia aperte come Milano. Ecco sì, il progetto Mindcrime è un progetto che nasce in realtà poi anche come società benefit, noi siamo una startup innovativa società benefit, quindi uno dei nostri scopi è proprio quello di generare un impatto misurabile sul funzionamento della città, rientrando anche un po' in quelli che sono gli SDGs europei, specialmente rispetto al tema smart cities e delle community, quindi delle cittadinanze sempre più attive nella gestione, nel modo in cui vivono poi gli ambienti della città. Ecco, quindi ci proveremo, faremo del nostro meglio, Allora, ecco. entriamo un attimo nello specifico, appunto, Mindcrime che cos'è? Come funziona? Che cos'è? Allora, Mindcrime, detto proprio in soldoni, al di là dell'aspetto legato alla startup, è un prodotto tecnologico. È un software, detto in gergo, che permette l'automazione nella raccolta di dati e informazioni riconducibili a fenomeni di microcriminalità e degrado urbano, sfruttando il cosiddetto crawling, quindi l'analisi delle fonti aperte. Ora, per analisi di fonti aperte non è che noi lanciamo il sistema su qualunque fonte aperta. Noi, a seguito di un lungo processo di valutazione anche di quali sono le fonti più attendibili da cui possiamo estrapolare queste informazioni, una volta identificate, le diamo in pasto al nostro sistema, che è come se fosse un grande cervellone che automatizza la raccolta di questi dati, sempre dati completamente puliti da informazioni sensibili e solo riconducibili ad eventi specifici, che poi noi andiamo ad inserire nel nostro database e geolocalizzare, quindi creando un vero e proprio osservatorio digitale live, costantemente aggiornato su base quotidiana, che dà una fotografia di come la criminalità e il degrado tende a svilupparsi, ad evolversi non solo nel tempo, ma anche nello spazio urbano. Questo è proprio detto in soldoni che cos'è, ecco, Mindcrime. È molto interessante perché magari uno così, alla prima visione può pensare, ah, ok, è semplicemente una mappa che mi dice dove succedono le disgrazie in città, no? Ma non è questo, invece, è molto di più e mi può dare anzi una risposta anche a come la città si sta evolvendo o involvendo, poi lì dipende da che direzione prendiamo, giusto? Assolutamente sì, nel senso questa è solamente diciamo la fase A della tecnologia, perché tutta la raccolta, la verifica dei dati e la sistematizzazione del nostro database è solamente il 50%. Il restante 50% è tutto il delicato lavoro di analisi di quei dati, cioè noi cerchiamo di far dialogare quei dati presenti nel nostro database con il contesto, quindi le variabili socio-economiche, i punti di interesse a livello urbanistico, la distribuzione demografica della città, cercando di capire quali sono quelle variabili urbane che tendono a spiegare il modo in cui questa criminalità e degrado si sviluppa nella città, cioè in altre parole non solo raccogliere dati e dire ah, lì ci sono rapine o là ci sono fenomeni di degrado, ma bensì cercare di capire quali sono i fattori che spiegano come mai in quella determinata zona ci sono questi fenomeni e su quei fattori fare delle attività propositive a livello di contrasto e prevenzione. Ecco appunto, perché dicevo, a che pro questo? Cosa mi interessa sapere perché c'è il crimine? Non mi interessa basta sapere che c'è il crimine, vado e cerco di combattere il crimine, non mi basta quello? In realtà no, perché dovete immaginare la criminalità come fosse un palloncino pieno d'acqua. Provate ad immaginare se schiacciate il palloncino d'acqua al centro, l'acqua si gonfia ai lati. La rappresentazione della criminalità è esattamente lo stesso. Nel momento in cui io esercito un'azione diretta su un determinato fenomeno criminale, pensando di risolverlo, questo si gonfia ai lati, cioè in altre parole il degrado e la criminalità si adattano alle evoluzioni e alle azioni sulla città. Quindi quello che è importante fare non è capire dove avvengono questi fenomeni e basta, ma è perché avvengono in quella zona, perché sulla base di quelle informazioni noi possiamo capire anche in futuro, a seguito di determinate azioni, come quei fenomeni cambieranno e quindi già prevedere che tipo di azioni fare in futuro per essere al passo con questi fenomeni. Per questo è importante analizzare i dati e svolgere anche delle inferenze. Una volta che avete tutti questi dati, poi appunto voi analizzate, riuscite a fare anche delle proposte, ma chi sono poi gli interlocutori finali che avete? A chi poi può interessare appunto avere i vostri dati oppure le vostre proposte? Perché anche lì capisco che ci sono varie situazioni poi con cui potete uscire, no? Nel senso.
Assolutamente sì. Allora, i nostri interlocutori sono. Allora, noi siamo tendenzialmente una realtà B2B, come si dice in gergo startup, cioè in altre parole ci focalizziamo sulle realtà corporate o comunque del terziario o comunque, tra virgolette, le amministrazioni pubbliche, quindi enti pubblici. Perché quello che noi produciamo a seguito di queste analisi sono degli indici di rischio che permettono ai nostri clienti, interlocutori, di capire anche come gestire al meglio determinate situazioni per ridurre al minimo il rischio di fenomeni di degrado, di criminalità che possono coinvolgere o le loro attività di business nel caso di realtà corporate o nella gestione degli spazi pubblici nel caso ovviamente delle amministrazioni pubbliche o di enti del terzo settore. Quindi, in altre parole, questo è il nostro asset. Cioè non è solo la raccolta di dati, ma è le analisi che noi svolgiamo e il supporto nei processi decisionali dei nostri interlocutori, aiutandoli a capire come leggere questi dati e a quali possono essere gli interventi più efficaci sulla base di quei dati per gestire al meglio eventuali situazioni di rischio e di degrado. Giacomo, ti faccio una domanda un po' più personale, no? Nel senso, non c'è un rischio poi in tutto questo? Il rischio che i cittadini, perché ricordiamo una cosa, il sito poi basta registrarsi, è aperto, io posso venire sul vostro sito, c'è una mappa, anzi chiedo a Piera di far vedere la mappa, molto interessante, dove vengono appunto geolocalizzati in base a una linea temporale che scelgo io, tutti i vari appunto crimini o appunto situazioni di degrado. La posso vedere appunto in tutta Milano come stiamo vedendo in questo momento, ma poi scendere nello specifico anche nei quartieri e tutto. Non c'è un po' un pericolo di rischio del percepito che magari non sia proprio attinente alla realtà e, o, cioè, che mi senta più spaventato di quello che dovrei essere a vivere in una città piena di crimine? Allora, ti ringrazio molto della domanda perché è assolutamente calzante. Abbiamo molto riflettuto su questo aspetto, arrivando a delle conclusioni che però in realtà diciamo, sono anche frutto dell'esperienza che io personalmente ho avuto all'estero. Considerate che in altri paesi, faccio l'esempio banalissimo, la pensionata di turno può accedere tranquillamente alle piattaforme web, qualora avete un minimo di competenze digitali, e osservare nella sua città, ad esempio nel Regno Unito, la distribuzione dei fenomeni di illecito, con la rappresentazione delle aree critiche. Ora, questo tipo di consapevolezza sicuramente in alcuni casi può generare uno stato come dire, di ansia, no? Di ansia sociale nel dire magari attenzione, questa area può essere rischiosa, no? Però allo stesso tempo, innanzitutto, quello che noi diciamo è che, tra virgolette, diciamo, il percepito quasi sempre non coincide con la realtà dei fatti. Faccio un esempio stupido. Io posso percepire un'area come altamente sicura, ma magari quell'area è altamente infiltrata a livello di crimine organizzato e non c'è quindi la microcriminalità visibile. Quindi mi percepisco sicuro, ma quell'area statisticamente è molto colpita dal crimine organizzato. Chiaro. Però l'aspetto che in qualche modo ha cercato un po' di, diciamo, tra virgolette, guidare quello che è il nostro lavoro è sicuramente il fatto che noi vogliamo rendere trasparente quei dati, vogliamo renderli trasparenti, vogliamo supportare la cittadinanza, gli stakeholder sul territorio nell'interpretazione di quei dati, cioè non vogliamo solo dire questi sono i dati, adesso provate ansia. Quello che noi vogliamo dire è questi sono i dati, è una porzione della fotografia completa, e questo ci tengo a sottolinearlo. Noi rappresentiamo una fetta, diciamo, piuttosto consistente, ma non il 100% dei fenomeni che avvengono nella città. Però una fetta molto consistente, attorno circa, come dicevo prima, sommando tutto, 70-75%. Quello che però è importante è che noi vogliamo supportare chi va a leggere quei dati, quelle mappe e quei fenomeni nel rappresentare, nell'interpretarli, al fine di capire che in fondo ognuno di noi, con azioni minime, può comunque facilitare nella gestione di un contesto pubblico comune. Ecco. Giacomo, il vostro rapporto invece con le autorità di pubblica sicurezza qual è? Come funziona? Collaborate? Vi controllano? Vi stanno osservando? Sono interessati al vostro lavoro? Come va? Allora, diciamo che c'è una situazione molto diversa tra polizie locali e autorità che sono o in parte o completamente ministerializzate.
Se noi prendiamo carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, hanno una struttura molto rigida, molto verticale, piramidale, tra virgolette, non particolarmente permeante da eventuali progetti di questo tipo. In altre parole, sono molto, molto, diciamo, rigidi nel gestire tutte queste informazioni e dati internamente e a non mostrarsi in apertura. Infatti, perché, scusa, Giacomo, questi sono dati che in teoria dovrebbero già essere nelle mani, no, della pubblica sicurezza o no? Non sempre, perché diciamo una fetta grossissima dei dati che noi raccogliamo corrispondono al cosiddetto sommerso, cioè quando noi parliamo di microcriminalità e degrado, quindi il cittadino medio a livello attitudinale, perlomeno in Italia, non ha una grande attitudine alla denuncia, non perché non abbia fiducia nelle autorità. Infatti perché, perché non denuncia però? Cosa vi, i vostri dati cosa dicono? Perché immagino avete dati anche su questo. Avrete. Assolutamente, che per alcune categorie di illecito il tasso di denuncia è inferiore addirittura al 10%. Questo perché? Questo perché? Non perché non c'è fiducia nelle autorità per la pubblica sicurezza. Questa è una cosa sempre molto importante, su cui parte molto forte. Non è che non c'è fiducia nelle forze dell'ordine. Cioè, Giacomo, non è il classico, non è il classico, non denuncio, tanto poi esce subito. Ecco, non è quello. Assolutamente, assolutamente no. Il fatto è che per una persona passare 4-5 ore in, diciamo, in una sede appositamente rivolta alla fornitura di una denuncia, una caserma, un commissariato, perdere quelle 4-5 ore per denunciare una bici da 30 euro rubata è molto dispendioso come tempo, no? Quindi nel rapporto costi-benefici la persona dice vabbè, per 30 euro non denuncio, tiro un paio di madonne e poi me ne vado a comprare una nuova, faccio così. Esattamente, e quindi ecco, questo approccio fa sì che ci siano migliaia e migliaia di eventi che ogni trimestre, quadrimestre non vengono denunciati ma vengono segnalati attraverso altre piattaforme, e noi andiamo a raccogliere soprattutto quell'altra, ma anche quelli. Ecco, è molto interessante perché appunto si può usando bene i dati, perché poi è sempre quello, e mi sembra che finora quello che state facendo è un buon utilizzo dei dati, anche capire molto meglio della nostra città. Prima fuori onda stavamo un po' chiacchierando su Milano, su che tipo di città è, e tu dici Milano è una città abbastanza diversa da altre città, quasi atipica. Assolutamente sì, anche a livello proprio di conformazione urbanistica, e questo ha un impatto abbastanza diretto sulla distribuzione e la tipologia di fenomeni che poi si verificano al suo interno, è una città monocentrica rispetto diciamo ad altre città. Facevo prima l'esempio di Roma. Roma è una città che ha più centri urbanistici in giro per l'area comunale, quindi è come se fossero tante città nello stesso territorio. In realtà Milano ha è monocentrica, ha il centro e le diverse aree della città sono concentriche e si allargano verso la periferia. Questo chiaramente perché ha un impatto abbastanza decisivo, perché le caratteristiche che caratterizzano questo tipo di contesto urbano impattano in maniera diversa sulla distribuzione di certi fenomeni di illecito, quindi impattano in maniera diversa sui reati contro il patrimonio, impattano in maniera diversa sui reati legati più al degrado, spaccio, prostituzione, rispetto a quanto non accade in città come ad esempio Roma. Quindi è anche uno dei fattori chiave che noi analizziamo sempre, proprio anche la compagine urbanistica, perché la compagine urbanistica è specchio di sottolivelli sociali ed economici che generano e producono un impatto differenziale su questi fenomeni, da città a città. Infatti, non si può dire che senso assoluto è così per tutti. È un appunto, Giacomo, quanto è difficile appunto riuscire a tradurre una città come Milano? Allora, è una città relativamente difficile per certi versi, per alcune categorie di fenomeni, è più chiara per altri. Ad esempio, per quanto riguarda ad esempio i reati contro il patrimonio, la capacità di interpretazione della città è più semplice rispetto ad altre, perché ovviamente avendo, diciamo, una struttura monocentrica che chiaramente permette la distribuzione anche delle ricchezze e delle possibilità in maniera abbastanza lineare, tra virgolette, con delle piccolissime sacche in giro nella città, ma la distribuzione è più lineare rispetto a quanto non sia Roma. Ad esempio, il quartiere Monteverde a Roma è in una zona relativamente periferica della città ed è una zona molto molto ricca e benestante. A Milano, diciamo, questo tipo di rapporto è già più raro, ecco, a livello di conformazione. E questo fuori dalla circonvalla c'è poca roba, mi viene da dire. Fuori, diciamo, la circonvallazione.
diciamo che le variabili socio-economiche cambiano, ovviamente, e quindi automaticamente cambiando generano un impatto diverso su certi fenomeni. Quindi per alcuni fenomeni, specialmente reati contro il patrimonio, è più facile interpretare la città di Milano. Per altre categorie di illecito, che sono invece legate a delle variabili più aleatorie, quindi micro sacche socio-economico, micro condizioni urbanistiche uniche, è già più difficile rispetto ad altre città che hanno comunque una struttura multicentrica ma più piccola. Cioè Milano è un grandissimo centro con diciamo, caratteristiche molto diciamo, disparate ma nello stesso centro. Roma, ad esempio, ha tanti centri con caratteristiche similari in giro per lo stesso contesto urbano. Quindi a livello analitico è più semplice lavorare in una città, faccio un esempio solo io, come Roma, rispetto a quanto non sia per Milano per alcuni fenomeni di illecito. Per alcuni fenomeni di illecito. Cosa sarà da adesso in poi il futuro invece di Mindcrime? Quindi come si evolverà la vostra realtà e quali sono gli obiettivi che vi siete posti? Allora, l'obiettivo in futuro noi immaginiamo, per adesso siamo attivi in tutta l'area metropolitana di Milano. La nostra ambizione è quella di arrivare entro la fine di quest'anno alla completa copertura dell'intera regione Lombardia, più diciamo, le altre quattro province principali per tassi diciamo, di criminalità e densità demografica, Torino, Napoli, Bologna e Roma. In futuro la nostra idea è quella di esportare questo modello anche al di fuori dell'Italia, in tutti quegli altri paesi che si trovano ad affrontare lo stesso problema italiano, cioè quindi una non accessibilità sui dati in materia di microcriminalità e degrado urbano, come ad esempio la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Germania stessa, piuttosto che altri paesi centroeuropei, dove il dato aperto sulla criminalità e il degrado non esiste. Quindi noi vogliamo portare questo modello, validandolo a Milano, che è un po' il faro dell'innovazione in Italia, e dopo averlo proposto in tutta Italia, anche all'estero. Questa è Perché i la cittadini direzione. milanesi dovrebbero iscriversi ed andare su Mindcrime invece? Perché sostanzialmente diciamo, c'è la possibilità di creare una connessione diretta non solo con altri cittadini della città, ma anche con una fitta rete di professionisti, esperti nell'ambito sicurezza. L'idea è quella di portare non solo la mappa, i dati e le informazioni su quello che succede nel contesto urbano, ma è anche quello di creare una community molto forte che unisca e avvicini i cittadini alle amministrazioni, ad esperti in ambito sicurezza, così da poter dare entrambe le cose al cittadino. Dati e informazioni e soluzioni attraverso i principali stakeholder della nostra cittadinanza in materia di gestione del rischio e della sicurezza. Così hanno dati, informazioni e soluzioni per Chiarissimo. costruire competenze che siano utili alla gestione più efficace e sempre più efficace nel nostro contesto urbano. Allora, Giacomo, ricordaci le coordinate appunto per seguirvi, dove possiamo trovarvi e cosa possiamo fare. Assolutamente. Allora, potete seguirci sulle principali piattaforme social, siamo molto attivi su LinkedIn, Facebook, Instagram, basta che cercate Mindcrime, insomma, e trovate tutte le direttive, il nostro sito, potete trovarci al www.mindcrime.it. Ovviamente, se avete voglia di registrarvi, potete registrarvi, il servizio non è ancora completamente attivo mainstream, ma lo sarà presto. E fatto questo, ecco, non appena siete pronti, siamo felicissimi di accogliervi poi nella nostra community, ecco, insomma. Perfetto, Giacomo, allora ti ringrazio tantissimo. Fai i complimenti, in bocca al lupo a tutto il gruppo di Mindcrime. Buon lavoro e magari ci sentiamo appunto quando avrete nuove attività da condividere con noi, va bene? Assolutamente. Grazie ancora a tutti e vi auguro una buona giornata. Grazie mille Grazie. a te, Giacomo. Grazie mille a Giacomo Salvanelli di Mindcrime, grazie mille davvero. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, tantissimi oggi. Ma come sempre, davvero il pubblico non manca mai, siamo ben contenti di darvi ogni giorno, ogni settimana dei nuovi spunti anche per conoscere meglio la nostra città. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a mercoledì con una nuova puntata di Good Morning Milano, ma domani sera torna puntuale alle 19:30 Municipio X, quindi non perdetevi la prossima puntata in compagnia di Francesca Cutrone, sempre per conoscere meglio i municipi di Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.